Mattia ci siamo conosciuti per andare a Zoarte, invece con Paolo Leonardo ci siamo conosciuti a giugno quando abbiamo fatto, c'era l'apertura degli studi aperti a Casteliere e siamo venuti nel suo studio. Poi alla fine di questo incontro ci sarà un istante, faremo vedere alcuni video che abbiamo girato appunto da Casteliere a giugno, tra i quali c'è anche quello di Paolo, che magari adesso intanto ci parli. Grazie dell'invito. Anzi, no, grazie. Poi sono Paolo Leonardo, sono un artista di Torino. Ho iniziato a lavorare nel 1995 praticamente il mio lavoro è sul rapporto pittura-fotografia. Sono iniziato a lavorare in modo molto così, istintivo, rubando i manifesti pubblicitari dalle strade, poi modificandoli con la pittura per poi ricollocarli un'altra volta in strada sugli appositi sopra le pubblicità che erano, quindi un discorso sul copyright, sulla riappropriazione di spazi che sono pubblici ma in realtà sono veicolo di immagini commerciali, quindi la riflessione allora era appunto perché io devo vedere un manifesto pubblicitario, perché il mio orizzonte urbano è occupato da queste immagini, allora io me ne riapproprio, li modifico con la pittura e poi li risputo un'altra volta, come dire, nell'ambiente urbano. Chiaramente avevo un'attenzione sul rapporto pittura e fotografia e poi sulla figura, quindi rimettere in campo il concetto di figurazione in termini così contemporanei, partendo da una dimensione iconica come potrebbero essere le immagini pubblicitarie. Questi sono i primi interventi che ho fatto a Torino, questa era una modella del 95. Questo era un manifesto del 96, era un manifesto di Calvin Klein, quindi era molto street art, insomma una roba molto istintiva. Questo era sempre un manifesto, questo era un Corso San Maurizio. Ascoltami, non usare la bomboletta. Bomboletta quasi, poi ho smesso perché avevo una maschera bicomponente per lavorare in un sotterraneo, quindi si creava questo gas, mi mettevo una tuta. C'era una specie di questi astronauta e poi ho avuto dei problemi, allora ho dovuto cambiare meno male, perché ho dovuto cambiare tecnica. Queste sono sempre bombolette nitro, era alcol, nitro e paglietta abrasive, quindi lavoravo con questa maschera di quella dei pompieri. Devi preparare nello In studio, studio, cioè io sì. rubavo in Vespa, li portavo via, poi li portavo in studio, li dipingevo e poi li Li mettevi a attaccavo. posto. Poi qua siamo, no, questo è l'intervento che ho fatto a Bruxelles nel 98, e poi questo invece è sempre un intervento a Torino nel 98, l'intento era quello di ricoprire tutto di blu, solo che poi sono arrivati i carabinieri e mi hanno portato in questura, anche loro non sapevano di quale reato non è che capitava allora, e mi hanno portato in questura, mi hanno fatto la denuncia penale e niente, era divertente perché se io poi ho saputo attraverso in questura lì che praticamente se era un manifesto ecclesiastico politico era 800.000 lire di multa, essendo un manifesto pubblicitario ho pagato 200.000 lire. Se no andavo direttamente in pretura come reato penale, quindi anche abbastanza curioso. Io poi ho dichiarato nel verbale che io non penso di aver fatto nulla di male perché sono un pittore, quindi le immagini sono di tutti perché pubbliche e quindi me ne approprio e le uso come Va voglio. bene che era un momento di elezioni, No, magari. sì, no, ma se, il problema è che questo era un manifesto della Müller, che è una Sì, fabbrica sì, dei yogurt. Purtroppo è un lavoro che non sono riuscito a portare avanti Quindi perché c'era quello di era coprire tutto tutto di blu e blu. questa donna con questo sangue, insomma, era un manifesto 6 metri per 3 questo. Bellissimo. Però purtroppo non sono riuscito. Ma poi il manifesto viene rimosso dopo che No, non è stato rimosso, è stato poi
sono stati attaccati i manifesti successivi. Non aspettavano loro di rimbattarsi tutto così andare. Ma poi ho pagato perché non ho voglia di avere a che fare con i tribunali. Cioè. Sì, sì. E questa era sempre a Bruxelles nel 98, questa è Nizza in Francia nel 99, questa è sempre a Bruxelles, ho lavorato 6 anni, lavoravo lì con una galleria. Sono sempre immagini, questa è sempre Bruxelles. Ascolta, ma poi li lasciavi lì o poi no, li lasciavo io. Era proprio un rapporto di. Poi a volte li rubava qualcuno che magari era interessato al lavoro, oppure li coprivo, oppure li stracciavo. Sì. Non era più un rapporto non di attaccamento del. Sì. No, questo qua siamo a Nissenpenizza, qua siamo a Milano. Che questo è un intervento con, su un manifesto di moda, però ho utilizzato anche della stoffa, ho messo questa maglietta con queste calze di nylon, un po' così ironico. Questo è un intervento che ho fatto sempre a Torino, che era il mio logo che usavo in quegli anni lì, e ho fatto un intervento sul logo della McDonald's, questo era un disegno che avevo fatto da bambino, che poi l'ho reso grafico, no? Allora avevo fatto questo intervento su McDonald's. Questo è Olivero Toscani, era una pubblicità della Benetton e io l'ho modificata, era un bambino down, io l'ho reso un po' così un po' spiazzante, un po' mostruoso e al posto della Benetton ho inserito il mio logo. Questo è l'ultimo intervento che ho fatto a Parigi. Sui manifesti c'erano le elezioni nel 2012, erano le manifesti per elettori, spazi per affiggere manifesti elettorali, e ho fatto, era Belleville, ho fatto questo intervento, qua sempre a Parigi in una galleria abbandonata, qua sempre a Parigi, ero sempre nella zona di Belleville, adesso non mi ricordo, no? Sempre qua. Sempre, sono sempre manifesti pubblicitari modificati. Questo. Con delle persone. Ma durante il giorno lo fai? Di giorno, sì. Non curante del. No. Ma non avete niente. No, chiaramente faccio attenzione, perché comunque in Francia o in Belgio non so, io non ne ho mai beccato, però penso che siano abbastanza severi. Sì. Perché comunque sempre. Tu togli praticamente, cioè occupi uno spazio che è pagato da una, certo. Da una ditta per poter, quindi è sempre... Certo. Comunque, allora... A parte del gioco. Ecco, questo ho fatto degli interventi, poi chiaramente era il... Ci sono tutti gli anni, adesso non voglio neanche annoiare. Ascoltami, ecco, però da un certo punto in poi hai smesso di utilizzare le bombolette e hai iniziato a utilizzare... Sì, ho iniziato a utilizzare colori acrilici, idropittura e poi, come dire, ha avuto il mio lavoro, chiaramente, oltre all'inizio come intervento urbano, così... così per me è una riflessione proprio esclusivamente pittorica proprio sull'utilizzo della fotografia e della pittura e l'interazione di queste due cose facendo una riflessione non sul concetto di figurativo ma sul concetto di figurale quindi il rapporto comunque di non di narrazione, quindi il pittore che non narra ma in qualche modo suggerisce delle sensazioni che poi l'osservatore può avere o non avere, diventa una cosa. Questi sono i lavori del monocromo con utilizzato. Questa era una pubblicità di Armani. Queste sono fotografie di un catalogo che io rubo, cioè compravo, questa cavo le pagine, dipingevo sopra su. Questo è sempre un manifesto Armani. Questi non sono stati interventi, ma ho fatto delle mostre in gallerie private. Queste, per esempio, sono un catalogo di fotografie di attrici e attori degli anni 50 in bianco e nero. Questa era inizialmente una attrice,
anche questi attori, attrici, che io poi ho modificato proprio con questa, questa sovrappittura. Io lavoro sempre proprio sulla sovrappittura, su sempre foto già esistenti. Quindi potrebbe essere Cary Grant, questa potrebbe essere, non so chi, comunque non è quello il gioco. Era un po' proprio cioè, la base un po' anche del lavoro, al di là del come dire, sostanzialmente semplicissimo, cioè ognuno di noi ci sono delle immagini che a volte noi prendiamo, le mettiamo sul frigo, oppure ce le portiamo, ce le attacchiamo su un diario, cioè esiste la società delle immagini, delle fotografie che ci evocano delle cose individuali, intime, o ci piacciono semplicemente. Il mio lavoro si basa proprio su questa cosa, cioè prendere delle immagini che mi colpiscono dalla società delle immagini contemporanea e poi riappropriarmene attraverso questo rito che per me è la pittura. Quindi chiaramente il discorso del copyright è anche politico, però è molto più intimo. Cioè io, se esistono delle immagini del mondo, io in qualche modo mi appartengono, e quindi io mi interessa la pittura, quindi le digerisco e poi le rimando attraverso delle mie sensazioni con la pittura. Chiaramente facendo questo uso tutte le immagini che ho intenzione di usare senza chiedere permesso a nessuno. Però questo è un secondo aspetto, ecco, non è anche l'intervento urbano, ha un aspetto politico, però poi fondamentalmente è poi una tua esigenza intima proprio di riappropriarti l'immagine. Io non so, quando ricordo che avevo 10 anni, avevo visto un'immagine sulle banchere in Via Po di una donna seduta sulla vasca da bagno che si asciugava i capelli. Avevo 10 anni, l'ho presa e me la l'ho messa nella sua tenuta in un cassetto, poi adesso ce l'ho a casa e mi piace. Cioè la sostanza del mio lavoro è questa, cioè non senza fare troppa. Certo, poi certo. Ecco, questa è sempre una modella che poi ho modificato. Alcune immagini sono anche abbastanza. Ecco, poi nel 2005 ho iniziato a lavorare anche in modo ancora più meno pittorico, cioè utilizzando delle immagini che anche lì mi piacevano, mi evocavano delle sensazioni con la china. Quindi queste sono immagini, degli ingrandimenti a solvente in plot su carta, e sopra praticamente con la china pelican, quelle con i boccettini piccolini, io le compravo in quantità abbastanza industriali, con una spugna davo questo filtro rosso. Questo è un lavoro che ho fatto in omaggio, in una mostra che avevo invitato per la Resistenza, e avevo fatto un omaggio a Gino Lucetti, che appunto era un anarchico che attentò alla vita del Duce, però purtroppo non ce l'ha fatta. Nel 26, poi appunto ci sono, ecco, questo è per Silvisius, però io l'ho fatto diventare un San Sebastiano, sempre con questa, anche l'immagine mi piaceva da matti, qua si era rotto la pelle del mento con il basso, penso, insomma. Sì. Ecco, queste qua sempre sono immagini dove ho inserito paesaggio e figura, ho fatto questo mix, anche lì mi viene un po' in mente il lavoro dei DJ, che prende magari dei pezzi già esistenti, li metti insieme. Questi sono i montaggi digitali, ovviamente. Sono appunto montaggi digitali che poi io sono grandi, questo sarà 135x3,15 metri. E poi tu stampi al plot. Sì. Ma qui sono stampe anche abbastanza in bassa definizione. No, alta. Sì. Queste sono tutte. Quindi giustamente di 2 bacettini di china ce ne vogliono dei tinti per poter. Sì. Questo capito. Quindi sono paesaggi e figure che io prendevo nelle riviste che mi piacevano, li montavo così e poi davo questo fiume di china nera, questo appunto è un'immagine di un fotografo, non so più chi sia, e poi ho messo questo nero. Lavoravo sia con il nero che con la china. Prima col nero e poi con la china. Questo era Charlie Park, questa era una copertina di un disco di Charlie Park. E, niente, poi
Poi ho fatto questa, ho lavorato questa cosa del filtro, questo è un lavoro che ho fatto sulla riflessione sul cinema, praticamente ho utilizzato delle immagini cinematografiche di diversi film, poi le ho dipinte e le ho assemblate una a fianco all'altra, quindi lavorando sul concetto di stacco cinematografico, cioè film di diverse immagini della storia del cinema che mi hanno dato dei miei amici che hanno libri con queste frame, io li ho lavorato pittoricamente e poi li ho assemblati. Quindi praticamente sono immagini di film diverse che però creano questa anti-esempio narrazione, cioè si suggerisce una storia ma non si narra, non si crea una dimensione narrativa. Quindi come diceva Godard, che tra uno stacco cinematografico e l'altro succede qualcosa che non esiste. E poi ho creato dei microfilm praticamente di suggerendo una storia con queste immagini completamente che non hanno rapporto tra di loro, proprio sullo stacco cinematografico. Quindi da questo discorso della loro collettina rossa e del rosso, poi si capisce quel tuo corto che avevi girato con Gaglianone. Ah sì, sì, ecco. Poi questo è il mio sito, se per caso poi viene voglia di vederlo con calma, perché io c'è più il sito con tutte le immagini. Allora sì, e poi con Daniele Gaglianone, che è un regista torinese, abbiamo fatto, collaborato dal 95. E lui, io dopo questi lavori che ho fatto con Bianco e Nero ci siamo conosciuti e io avevo in mente di fare questo video non più lavorando sul manifesto pubblicitario con l'assenza di immagini, quindi sullo spazio vuoto, sempre urbano, quindi come dimensione quasi zen, quindi un luogo totalmente privo di immagini, cioè prima l'intervento con la figura, questo lavoro con Daniele dura 36 minuti, questo è un estratto di 5 minuti. È stato per me molto bello perché siamo riusciti a fare un lavoro realmente a quattro mani, cioè io come un artista, diciamo, che ero con la fotografia e con la pittura, lui regista, non quindi video arte, così. E abbiamo fatto questo video che abbiamo presentato alla Galleria di Firenze nel 2005, adesso vi faccio vedere 5 minuti, è molto lungo, ci abbiamo messo un anno per realizzarlo. Come si fa? Basso destra c'è il valore. Basso destra. Quindi questo era un manifesto pubblicitario, queste sono le immagini che ho fatto io. Un manifesto 6x3 in corso del Principe Ottone, che ho appunto filmato, il video inizia così, qui c'era sarà tutta l'assenza di immagini. Massimo Milig, che è un musicista che lavorava e lavora con Daniele Gaglianone, che l'ha fatto apposta in questo video. Comunque questa cosa del rosso nasce da quando, non so se vi ricorderate, le caramelle rossane, che avevano questa pellicola esiste ancora, esiste ancora, non ho capito di vederle.
Io quando ero bambino mi divertivo a mettere davanti agli occhi, mi sembrava di vivere in un altro mondo, no? Quindi questo è il filtro tra la propria percezione e la realtà. E quindi io impazzivo con questa roba, dove stavo anche un'ora, no? A giocare con questa roba. E quindi probabilmente questo ricordo mi ha fatto venire, poi attraverso la cultura l'ho trasportato in questa dimensione. Quindi è tutto sempre molto intimo. Poi siccome penso che l'arte non debba enunciare dei grandi messaggi all'umanità per me, ma deve essere semplicemente un tuo scambio che hai tu. E poi se gli altri in qualche modo si sono agganciati, bene, se no finita lì, cioè io non credo un artista devo dire, che deve dire le cose importanti all'umanità, per quanto ci sono stati grandi artisti che l'hanno fatto, magari come Beuys, però oggi il mio approccio è questo. Quindi questo qua era in macchina, quindi era questo viaggio sempre a Torino girato, però potrebbe essere in qualsiasi altra città. E filmavano dal finestrino, poi abbiamo ripreso il tutto con una gelatina rossa e si è creato questo effetto. E io se vedete poi tutto il video dura 28 minuti, adesso come si finisce. Io quando lo vedo mi sembra una specie di allucinazione, un po' un viaggio in LSD in acido, no? Però senza assumere sostanze, no? Cioè un po' questa visionarietà, regalare una dimensione lirica a chi crea una roba per chi osserva, che ha voglia di entrare in questa dimensione. Esperienze sensoriali. Sì, ma poi io penso che l'attitudine sia sempre stato quello, un po'. Invece, scusa, forse l'hai già detto, ma il suono? Massimo Milide. Tutto fatto, penso, a due piccole, cioè, citare. Sì, sì. Invece la costruzione c'è stata. La costruzione, ho tutto giocato in rete, fatto il montaggio, no? Sì. Dei filtri ulteriori durante il montaggio, costruzione. No. Abbastanza in diretta, no? Quello che già vedevi dall'obiettivo era appunto quello che è risultato finale. Sì, esattamente, non c'è stato. Ecco, poi vi faccio vedere così, finiamo l'ultima. Aspetta, secondo me. Ok. Sì, era. Sì. L'avevo fatto vedere al cinema Massimo tutto. Poi... È bello perché non metti dei filtri standard, non so. No, non c'è. Sì, è proprio la roba. C'è proprio un regista, cioè come impalcatura, no? Non è poi un lavoro di modifica, di video, arte, cioè proprio filmare. Video arte, non è... No, appunto, no, dico, non per dire contro video arte, no, è stato proprio una cosa tra un pittore e un proprio un regista, quindi non la considero una. Questi sono gli ultimi lavori che invece sto facendo su... queste sono delle fotografie che io trovo nei mercati di antiquariato di fotografi anonimi, che sono piccoli e così, bianco e nero, piano che vanno da metà 800 fino agli anni 70. Se le prendo, le ingrandisco e poi ci intervengo con il bianco, idropittura bianca e col nero. E si creano anche queste dimensioni. A me piace entrare in questa dimensione praticamente dove una foto, cioè, gli occhi di questi fotografi hanno praticamente, cioè, gli occhi di questi fotografi che creano questa immagine. Io la prendo e in qualche modo la porto su un territorio meno oggettivo rispetto alla fotografia. Mi affascina molto. Per esempio, questa è una foto a cui sono molto legato. Ci sono queste, qua sono tre figure e un cane. E questa foto, sempre con il concetto di mi piace un'immagine. Me ne approprio e appunto ci dipingo sopra e entro in un luogo che attraverso la pittura diventa un luogo non reale, che non esiste, invece è una fotografia, quindi per me lo scatto abbastanza, diciamo, magico, per utilizzare un termine un po' così, cioè che questo luogo esiste, non so dov'è, quelle tre persone, quel cane esistono, esistevano. E però diventa un'immagine, come dire, fotografica, però pittorica, quindi diciamo c'è questa duplice
come dire, accavallamento e ha, come dire, un senso che va oltre il concetto di pittura pura, quindi io pittore che creo l'immagine. In questo caso l'immagine è creata da chi ha fatto la foto e da me che l'ho magari recuperata, l'ho salvata e l'ho portata su un territorio pittorico. Quindi ci sono i miei occhi, ma ci sono anche gli occhi di chi ha scattato questa foto e il tutto si fonde su un territorio che porta però al di là del... Poi ce ne sono altre. Questo è appunto l'ultimo lavoro. Questo è il lavoro che hai anche in studio? Sì, adesso spero di fare come mostra che lo sto progettando. Ecco, questa è un'immagine incredibile per me, perché comunque questa immagine di per sé è stranissima, anche questa è anonimo, non è un fotografo famoso, è una foto così, ed è, c'è questa donna, saremo negli anni 50, che va verso, mi sembra forse una chiesa sì, ortodossa, non lo so, non ho idea, c'erano attorno anche delle altre persone, io le ho cancellate e ho creato questa immagine, e già di per sé l'immagine così, io l'ho deviata, gli ho dato un'altra dimensione. Mi viene in mente molto Lynch, non so. Sì, anche il punto della vista due volte. Madonna, che viste due volte. Che va sulla, anche questa è un uomo, questo è un uomo, per esempio, un militare sulla spiaggia. Questa è appunto una fotografia totalmente non di un fotografo famoso. E io poi ho lavorato con questa cosa. Boh, io avrei finito. Bene. Se avete poi voglia, entrate che sto qua a scorrere, c'è il sito www.paololeonardo.com oppure Paolo Leonardo, c'è il sito, ci sono tutta una serie di immagini. E niente, questo è un lavoro che ho presentato alla Fondazione Merz sulla poesia di Rimbaud, scritta nel 1871 durante la Comune di Parigi, e poi questo è l'ultimo lavoro del stampa su PVC, quindi questa è PVC perché lì alla fondazione l'ho fatto nelle vasche di cemento, quindi ho dovuto per forza usare un materiale resistente sia al sole che alla pioggia. Quindi in questo caso hai fatto il manifesto, ho lavorato sulla carta e poi l'ho fotografato e poi stampato su. L'originale era già di quelle dimensioni? L'originale era praticamente 1,40 m x 1 m. Poi la stampa 2,10 m x 1 m. Quindi è già anche E poi il lavoro complessivo era appunto come grande, appunto, 10 m x 2,10 m. Quindi anche lo sposto nelle vasche del muro, quello di cemento in fondo davanti all'entrata della fondazione. Sì. Quindi impegnativo anche. 10.000, non 1.000. Ah, 10.000, grande, vero? Siamo nel 1,2 m. Grandissimo, adesso farò la modifica. Io ho finito e ringrazio. Grazie. Una breve pausa. Sì, facciamo solo un attimino uno stacco, così ci alziamo un secondo e vi offriamo un bicchiere di vino. Sì, dai.